Allora allunga nuovamente a un possesso pieno di distanza la squadra di coach Attilio Caia, 8-5. Punteggio davvero basso, soprattutto per quelli che sono gli standard elevatissimi di Sassari. Per la formazione ospite, Benjules non ci pensa poi più di tanto per prendere la pronta replica da oltre l'arco, non la manda però a bersaglio. E allora lo stesso Taylor è già dall'altra parte. Stupendo l'assist, schiacciato per terra. A Brandon Taylor una tripla perfetta, il numero 11 biancorosso non la manda però a bersaglio, allora Kruslin è già dall'altra parte. Treyer è liberissimo. Si sta 17 di utilizzo, ma attenzione, cifre più importantissime anche a rimbalzo. 5.4 di media, 10 secondi per chiudere il possesso. Taylor al trascorri banda, poi grandissimo bounce. 11 secondi per chiudere il possesso. Il blocco di Frankie Ellegar preso perfettamente da Brandon Taylor, il quale poi serve in emergenza Kizilink, la partenza, l'assist stupendo di Thomas Kizilink per l'inchiodata di Justin Johnson. Invece per Reggio Emilia, come vedete prontamente dalla grafica, Taylor vuole andare e lo fa da Justin Johnson, lui franco bollato lì letteralmente. Stefano Gentile alley-oop alzato. Poi invece torna a Piumiti, consigli e serve nuovamente Spissu. Recezione, finta e partenza imperiale da parte di Benjus, giocatore meraviglioso. Qui c'è un fallo a mio avviso abbastanza evidente sul tentativo di Justin Johnson. Fatto sta che Sassari può correre ancora con Benjus, schiacciatore in contropiede, 6-0, tutto personale favore dei padroni di casa. Brunel vorrebbe il blocco di Bilan, che poi rolla perfettamente, viene trovato alla perfezione da un triangolo giocato meravigliosamente da Sassari, che separano il banco dalla Una Hotels. Banco decisamente trasformato in questa seconda metà di gara. Ellegar intanto riceve, si gira, fa due passi e vola a inchiodare il ferro. Per chiudere questo possesso ovviamente Philip Krugel fucilata nelle mani dei Mantas Benjus, il quale poi si riaffida nuovamente al proprio numero 6. Ping pong tra i due, Benjus si alza e spara, scrivete 3 e fate 12. Allora nuova parità a quota 66, Kizilink tiene vivo il palleggio, hesitation, ripartenza, altro assist immaginifico di Thomas Kizilink. Taylor, anche Frankie Ellegar, che autore di uno show sul pick and roll davvero lontanissimo da canestro. Benjus però è spaziato perfettamente. Allora Kruslin, che poi va intelligentemente nuovamente dentro. Treyer è liberissimo dalla punta, si alza e spara. L'ennesimo gran lavoro nei momenti spalle a canestro. Sims il consegnato per Brandon Taylor, il quale parte, si prende una tripla inside step, sostanzialmente questa la manda a bersaglio e lo si fa da Miro Bilan. Su di lui sempre Justin Johnson incollato, Spissu si alza, prende e spara, questa la manda a bersaglio e nel momento più importante. Allora non c'è nemmeno bisogno di superare la metà campo, finisce 89-82 per il banco di Sardegna Sassari.